In Marcesina, Michele Sambugaro corre in aiuto del fratello Giorgio, rimasto bloccato nella cabina dell'harvester. Guarda come su! Arrivo là, porca la vedo l'harvester incastrato. Ma come c***o ha fatto andare là? Ma che lavoro di... Ma fermo adesso! Stavo andando a prendere un albero laterale e allora mi sono spostato dalla pista con la macchina. Ma il mestiere l'abbiamo fatto. Mestiere, basta te a tai. Basta te a cari. Spostandomi a destra e a sinistra per arrivare a prendere la pianta, l'harvester è scivolato leggermente a valle e senza accorgermi mi sono appoggiato ad un albero. Poi ho provato a tirarmi fuori, però più cercavo di tirarmi fuori e più si avvicinava l'albero. Sicché a un certo punto ero, senza anche rendermi conto, ero proprio appoggiato all'albero dalla parte della porta della cabina, non potevo più scendere. In cabina avevo la motosega, però non potevo scendere perché ero bloccato dall'albero che mi aveva bloccato la porta. Tanto mi tocca saltare in cima a capota perché qua sotto non aveva fao. Dei cingoli, era lì, era un sasso. Da dove buttarla qua? Ho pensato di dover salire sulla cabina dell'harvester e buttare giù la pianta da là. E poi dobbiamo fare la cascata qua. Voilà. Qua così, ma che se le altre siamo super altre, la torno in giro dopo. Io che c'entro che do là. Non ho altre scelte, deve cadere proprio là. Se sbaglio di un po' o mi rincula, va dentro in cabina da Giorgio. E se la butto dall'altra parte può buttarmi giù dalla cabina a me. Oh! Si può sicura! Ah, che non te me segui la cabina! Che alta! Non so se ne affidarmi a te però! Dura, Bisogna che te tagli sicuro, Io provo a farla passare in mezzo qui, do. Tra l'abete bianco là e l'abete rosso. No, non è mia faccia. Doveva ridere. Michele deve effettuare un taglio estremamente difficile, senza il minimo margine di errore. Riuscirà a far cadere la pianta nell'unico punto utile per evitare che colpisca l'harvester? I boscaioli del Nord-Est devono affrontare gli ultimi grandi sforzi della stagione. Mentre il team Z-Holz ha le ore contate, i Giacomelli sono di nuovo nei guai a causa di una corda spezzata. Vania, invece, ha il contratto con Hannes appeso a un filo. E Michele Sambugaro sta cercando di liberare suo fratello Giorgio, rimasto bloccato dentro l'harvester. In Marcesina, Giorgio Sambugaro, a causa di una manovra avventata che ha fatto scivolare l'harvester, non riesce ad uscire dalla cabina. Ora Michele dovrà tentare un taglio molto pericoloso. Tocca arrampicarmi qua! Oh. La soluzione l'ho trovata, però adesso devo farlo e non è proprio facile. Sono salito sulla cabina e già è stata un'impresa. Poi ho cominciato a fare l'attacca di direzione in un posto, l'unico posto dove la potevo fare. In equilibrio precario sul tetto della cabina, costretto a fare l'attacca dalla parte opposta della pianta, Michele non può permettersi di sbagliare. Ogni svista potrebbe essere cruciale. Va a farsi male, su c***o. Tacca fatta, taglio battimento fatto, pronto per farla cadere. E c'ho il cuore che va a mille perché se sbaglio o va su per l'harvester o va a far male a Giorgio o può far veramente male anche a me. Oh, va che volta già! Da voi, sa, c'è nera sicurezza, Edrio?
pensavo a Molio. Taglia, taglia! Attenzione! Dai, giù! Giù bella, giù! Giù bella! Numero uno! Ha detto che la faceva cadere lì e lì è caduta. Oh, non viene per nessuno qua, c***o, come Superman! Buon posto l'arma io! Ah, se secondo te il problema si è risolto, sì. Coloretto! Cioè, soccorri i castrami! Il grosso è fatto, però adesso mi rimane questo c***o di moncone che non è per nulla facile, è anche molto pericoloso. Oh! Guarda, ma è la mamma che ha preso poco da buttarla, no? Con passo la mano, se non c'è dentro, c***o. Ti ho stato più parte, che ho un'idea. Adesso la taglio intanto.